valutare ogni elemento di criticità, lo fai sulla base informativa per capire oggi, se in Bologna, quanti tifosi vengono, attività informative delle Eagles, cercare di capire se ci sono ultra. Si è svolta questa mattina alle ore 10.30 presso la sala Maturo della Questura Centrale di Napoli la conferenza stampa di fine anno. A presentare i dati, a spulciare tutte le attività di polizia, il questore dottor Tonino De Jesu. Seguite il servizio. Una mancata denuncia è un problema fisiologico, c'è sempre stato questo calo fisiologico di soggetti, di cittadini che non denunziano. Non è questo, il dato è quello aggregante, ma come vi ho detto non mi appassionano le statistiche, perché dire il 5% in meno, il 10% in meno, ma su un numero elevato di rapine, di predatori, come professionista e soprattutto come cittadino e come uomo dico che è sempre un dato elevato. La riduzione, sicuramente uno degli elementi che incide sulla riduzione è anche la capacità di adeguare le strategie di controllo del territorio, che come vi ho detto sono pienamente condivise e coordinate con l'Arma dei Carabinieri, con il contributo anche della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza, per cui su questa linea vi ho detto che l'attività è quella di analisi giornaliera dei dati, possiamo sostenerla anche con tecnologie più avanzate, con il sistema XLO che dà un approccio previsionale, lo facciamo utilizzando al meglio e ottimizzando al meglio le telecamere e stimolando gli enti competenti a realizzare una rete di videosorveglianza sempre più performante sul territorio con i lettori ottici. C'è un lavoro che deve essere fatto senza sosta, stare sul pezzo, olio di gomito e lavorare in silenzio e con efficacia. Dicevo prima che la dimensione del calcio sotto il profilo dell'approccio dell'ordine e della sicurezza pubblica è molto complessa. Si basa su un'attività informativa sempre più performante e capillare, ma noi oggi con la tecnologia e con il nuovo sistema di videosorveglianza all'interno dello stadio avremo la capacità di documentare testa per testa tutti i faccini rossi e soprattutto anche individuare i gruppi, perché i gruppi degli ultra si collocano all'interno dello stadio secondo anche una geografia che segna e misura i rapporti di forza all'interno dello stadio. Questo può essere fatto e sarà fatto ancora in maniera più efficace con il nuovo progetto di videosorveglianza all'interno dello stadio, che è digitale e ci consentirà di avere un quadro e immagini chiare di ogni singolo spettatore. Dottor De Jesu, volevo chiederle una cosa. Lei ha già anticipato che nella nuova finanziaria fa sperare nell'arrivo di nuove forze di polizia, ma volevo capire, nel corso della sua visita a Napoli il ministro Salvini promise un sostegno in termini di numeri e di mezzi. È arrivato questo sostegno? Attualmente, secondo noi abbiamo avuto già 30 uomini a novembre, ne avremo altri più di 60 a febbraio e poi nel corso dell'anno cominceranno a uscire i corsi di formazione degli agenti, perché bisogna farli. Ora il capo della polizia ha più volte detto che serve poco per fare dei disastri e tanto per recuperare questi disastri. C'è stato un periodo purtroppo anche non breve in cui le assunzioni non sono state fatte. Ora colgo con grande entusiasmo e con grande positività il finanziamento concreto nella legge finanziaria di risorse per assunzioni nelle forze di polizia, e questo sicuramente da qui a un anno ci darà la possibilità di avere centinaia di uomini al servizio e soprattutto dedicati al controllo del territorio e non ad attività burocratiche.